chiaramente sono molto onorato di questo premio che intanto voglio condividere col mio staff di Francesco Cavaliere, Armando Troiano, Davide Gabriele, Giacomo Sorrentino, Barbara e tutti quelli che quotidianamente vengono a lavorare, perché credo che alla fine la pallacanestro sia uno sport di squadra e dello staff e della gente, l'unione che ci aiuta. Poi chiaramente hanno appena premiato la proprietà del Napoli Basket, che questa lucida follia ha contagiato anche me. Io sono stato contattato, mi hanno parlato, nella mia testa c'era che non andavo assolutamente in A2, sono venuto qua e Federico in 3 giorni mi ha portato qui a Napoli ed è stata una cavalcata trionfale, quella della Coppa Italia, della promozione, adesso siamo in Serie 1 e quindi stiamo cercando di fare qualcosa. Però quello che a me preme, e sono molto contento che Ettore mi dia questo premio, è che credo che in Campania, a differenza, io insomma, vengo da Cantù, noi sappiamo fare i mobili, io neanche, però fanno i mobili e pizze e giocano a basket, non fanno niente di più. Però ecco, i ragazzi vedono la luce, cioè possono diventare giocatori, possono fare qualcosa nella pallacanestro, possono fare cosa che al sud molte volte, come diceva Federico, sono obbligati ad andare via. Invece il fatto di vedere qualcosa di tangibile davanti a loro nel palazzetto, che si può diventare quello che a me preme di più e che mi fa più piacere, e mi fa piacere che sia Ettore a darmi questo premio, perché Ettore nel sociale con i ragazzi lavora sempre. Per ultima cosa, grazie davvero a cioè facevo una considerazione prima con loro, pensiamo 2 anni fa che eravamo chiusi in casa e noi siamo qua a festeggiare con queste società meravigliose che portano avanti il basket e abbiamo tolto qualche anno della loro miglior vita, dell'adolescenza dei ragazzi, insomma rimanere chiusi in casa per tanto tempo, invece noi siamo qua a festeggiare e quindi siamo dei privilegiati a fare uno sport così bello. Grazie. Grazie, grazie a Pino Santipanti, la consegna del premio da parte di Ettore De Lorenzo. È una grande emozione. Grazie a Pino Santipanti, grazie.